Melilli oggi, a distanza di 4 settimane esatte, apriamo la carta topografica della 10.000. Andiamo. Sì, allora, partenza arrivo sarà dalla piazza San Sebastiano. Perfetto. Come si può vedere. Quello che è bello è tracciato in rosso, quindi è il tracciato, giusto? Esatto, la... esatto. Sarà sviluppato tutto il percorso che attraverserà le vie del centro. Poi di qua iniziamo la discesa. Okay. Sostanzialmente ci troviamo già al primo chilometro. Senti, la discesa è lunga? È parecchio lunga, sì, sì. Mm-hmm. Paradossalmente molti pensano alla salita, però non valutano che c'è una bella discesa. Passiamo al presupposto che per quanto riguarda il runners non so se sia più facile la salita o la discesa. Bisogna saper correre anche in discesa, diciamo, okay. Che non è da tutti. Che non è tacco e punta, ma è punta. Esatto. Vabbè, insomma, entriamo poi in un metodo di ognuno. Quindi sì. Discesa? Sì, discesa. Qui diciamo già comincia verosimilmente un percorso leggermente pianeggiante, okay. Ma sempre in discesa. Qui alla partenza abbiamo 700 metri dalla Basilica di San Sebastiano, che sono un falso piano, giusto? Sì, 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 consideriamo tutto qui. Qui è tutto strada basolata, okay. Fino a circa 700 metri prima della poi, discesa. Poi prima della discesa, andiamo okay. Su Viale Kennedy allora. Insomma, sì, la si parte scenderà più... da, tutto dalla via San Vito, mm-hmm. Si arriva a Viale Kennedy, okay. Qui già si comincia un po', diciamo... Si sente, ma siamo ancora in discesa. Ok. Qui troveremo il rifornimento d'acqua. Ok, che... quindi c'è il primo pit stop. Esatto, perché praticamente abbiamo deciso di metterlo qui in prossimità della salita che... Qui siamo a metà dei 3.300 o ancora no? Sì, sì, già l'abbiamo superata la metà. Già l'abbiamo superata la metà, sì, è importante questa cosa. Quindi oltre i 3.300 c'è il primo passaggio. Sì. Qui cosa... qui diciamo, i nostri atleti troveranno... Con i bicchieri pieni? Sì, con dei bicchieri, ci saranno ovviamente il personale predisposto okay. A darlo. E qui comincia il tratto inizialmente dolce in salita, okay. Per poi avere una pendenza molto più sostanziosa quando, una volta che arrivano in Viale Rizzo, faranno il giro di boa, okay, ritorneranno indietro, da qui poi diciamo, c'è la salita alla rotonda, questa sarà la parte clou e molto più pendente, dove diciamo. C'è segnato centro analisi Medigli, esatto. Da qui si salirà e sostanzialmente siamo a ridosso della villa, perfetto, per poi arrivare alla zona parcheggio. Qui okay. Vediamo un po' di fare parcheggio. Allora, piazzale Sant'Eligio e la zona area parcheggio. Qui sì. Sopra non si parcheggerà nell'area ma della è piazza piccolo come posteggio. Okay. Molti consiglierò poi di passeggiare nelle vie qua, adiacenti, via Gorizia, che è abbastanza perfetto. Lunga e okay. Scorrevole. Niente, per poi fare l'ultimo strappo di 150 metri e ritornare sul passaggio. Sì. 3.333. Sì, 3.333. Sarà una gara di 10 km omologata. Ma non è 10.000 passi. Non sono 10.000. A fare un passo di uomo ti dice Langa. Cioè, io questa esatto. Cosa ci sto lavorando e poi, moltissimo. Dico sempre ognuno col proprio passo. Ognuno col proprio passo. Ma conta molto anche la misura del piede. Sì. Cioè l'atleta performante non deve avere un piede lungo, deve no, avere... non è detto, più che altro diciamo è la frequenza quella che ti porta ad avere... Branca, la tua altezza, quant'hai in misura di piede tu? Io 44 e mezzo. Vale, tu ne puoi fare 10.000? Io certo. Cioè oltre i 10.000 passi farai, perché stiamo lavorando su questo, i 10.000 metri non sono 10.000 passi. No, possono no, essere meno no, o possono no, essere allora, più? Possono essere di più i chilometri, i passi. La tua altezza è performante per questo tracciato? Io non sto parlando allora, di lega. Sicuramente no, qua ci vuole il piedino piccolo perché diciamo la maggior parte è corto, il famoso corto muso, veramente discesa, culo basso, esatto. Tacco che ti arriva sulle natiche o sul coccige, cioè, rapidità. In discesa sì, non lo so, in discesa forse, senti, la gamba lunga forse tende a frenare, ha sofferto, esatto, senti, sì, ma sì. C'è anche, abbiamo disegnato il tracciato, comunque dislivello medio non ce n'è, dai, sì, non è che diciamo 45 che metri il dislivello massimo che andranno ad affrontare gli atleti sarà quella del 4,8% ma solamente nel tratto finale, sì, solo in quel breve tratto di 200 metri. Branca, allora, le categorie possono essere, c'è anche il provinciale, dobbiamo dire. Allora, correranno tutti, dai giovani ai novantenni.
ovviamente tutto sarà proporzionato per il provinciale per questa idea. Il regionale sarà più uguale. Ora parliamo un attimo di questa idea. No, il regionale è diverso, cioè il regionale fanno tutti, dicono, quindi chi vorrà cioè noi si cercano scuse, esatto, farsi tre giri che comunque cioè, dai 10.000 sono 10.000, devi calcolare che il 75% è discesa, esatto, poi troverà un dislivello del 3%, ma niente, manco si può, dai, sì, cioè. secondo me è fattibile, poi il percorso è paesaggistico. Sì, questo sì, questo sì, questo sì. Devo dire, è molto caratteristico. Però è anche vero che dobbiamo saper gestire le forze e non dispendiare tutto al primo giro. Ecco. Quindi sostanzialmente amministrato. Usciamo in piazza. Okay. Allora, parliamo un attimo di questa idea regionale. Perché le innovazioni sono come i trapianti, creano un rigetto, Branca, Presidente. Quando si parla di qualcosa di nuovo, c'è un attimo in cui tutto si scompiglia. È come pestare un nido di formiche il 2 agosto. Esatto. Si alzano tutto quelli col culo rosso e iniziano a... Però questa idea nasce, comunque è stata pensata. Sì. Ecco, raga. Diciamo che questa idea è nata sostanzialmente da un gruppo di amici, anche loro presidenti di società, per creare qualcosa che poteva dare qualcosa di più rispetto alle classiche 10 e alzare sostanzialmente in contemporanea anche un po' l'asticella. L'asticella agonistica, culturale o organizzativa? Cioè, allora abbiamo messo insieme tutte e tre. Tutte e tre, esatto. Perché comunque innanzitutto il nostro circuito è un circuito che si presta in una zona, diciamo, ben delineata. Con delle caratteristiche principali, ovviamente tutti i percorsi sono omologati, soprattutto ho visto il bollino. Ci siamo imposti delle regole, che è quella di rispettare obbligatorio. Abbiamo messo la medaglia al finish per tutti, la magliettina, dei premi finali, mm-hmm, così in modo da dare un servizio sia di qualità, ma soprattutto di quantità. Diciamo che il finisher, la medaglia finisher, è un qualcosa che porta a dire che l'atleta la sua performance l'ha completata e non è anonima, non in è questo anonima, caso, no? Ecco. Sì, perché un giorno riguardando quella medaglia potrà dire io c'ero. Magari è stata una giornata negativa, però in quel modo viene atteso, non viene, tra virgolette, lasciato, no? Avete un tempo limite, c'è un cancello, come state lavorando da questo punto di vista? Sì. Diciamo che un cancello limite sostanzialmente l'abbiamo creato anche per un discorso di viabilità, è comunque intorno a 1:40, okay, per permettere bene o male all'atleta master novantenne di concludere serenamente la sua gara. Rispetto magari alla classica 10, dove magari ci sono anche tempi di 1:15, 1:20. Ora vi dico 3 km al minuto. 3 minuti a chilometro? 3 minuti no, però il percorso fatto tranquillamente in 40-39 si può chiudere per un atleta performante. Ci sarà, sì. Già che voi avete fatto la prima, fra qualche giorno c'è la seconda, sì, Scoglietti. A Scoglietti, che tipo di atleta c'è in questo mondo? Con diciamo, questa vostra idea organizzativa, l'atleta sostanzialmente varia tantissimo, però quello che accomuna tutti è proprio lo spirito di affrontare questa tipologia di gare senza badare alla distanza, senza avere peculiarità sulla distanza, crearsi dei problemi, lo spirito di divertirsi in un giorno di festa per l'atleta, diciamo, il presupposto è quello. Ecco. Poi parliamoci chiaro, agonisticamente, dai, poi diventiamo ignoranti, appena metti il numero ti si cala una parte di ossigeno, non c'è più. Melilli comunque si presta, ecco, perché dai, comunque il paesaggio è da scoprire. Assolutamente, cioè, sì, sono d'accordo. Gare. Qui poi tra l'altro abbiamo qui a Melilli il campo sportivo, un campo di atletica che è bellissimo, una piscina comunale che è bellissima. Poi il comune. Voi avete il patrocinio del comune, nel senso, sì, io posso garantire che spesso non c'è molto impegno se non il basico come strumenti amministrativi. Al contrario. Qui invece l'amministrazione si è presa carico. Sta dando tanto, infatti. Comunque, Carta è un agonista.
è uno, allora, è uno degli esponenti politici che ha sempre un numero appizzato, cioè sì. Proprio è messo lì. Lui ama lo sport, di questo ne rendiamo atto e lo ringraziamo sempre. Lui ha voluto fortemente questa gara regionale. Noi l'abbiamo accontentato, quindi lui ci sarà ai nastri di partenza, anzi darà lui lo sparo, quindi noi non bandiera possiamo... a scacchi, mi raccomando, ragazzi. Bandiera a scacchi non lo so, perché bottiglie di spumanti, bottiglie di spumanti. A bandiera a scacchi c'è, cioè sì, perché è una partenza random, non è Formula 1, no, però ricordo, aspetta. Avete chiesto di esserci io e lo sapete com'è, no, cioè, non è a bandiera a scacchi c'è, sì, perché loro appena, il nostro meglio, appena però... si calano cerchiamo di fare, diciamo che allora la cosa che possiamo dire a chi verrà qui, che ci sarà un ricco ristoro. Fermati, stiamo parlando del, questa è la nostra area, giusto? L'area centrale, partenza e arrivo, partenza, logistica. Con le spalle il nostro duomo. Perfetto. San Sebastiano. Esatto. Gli atleti partiranno. Percorreranno in questo modo. Sì, esatto. Saliranno da lì, poi entreranno per le vie di Melilli. E 700 metri si scende. E ci sarà una bella discesa fino ad arrivare qua sotto. Da qui, leggera salita. Dalla giro di boa. Perfetto, giù in fondo al parco, perché è dall'altro lato. Gli ultimi 700 metri sono in leggera pendenza in salita. Però sapete che c'è San Mastiano. Lì c'è lì e tutti San d'aiuto. L'atleta che ha allenato farà la differenza. Esatto, perfetto. Bravo, questo ve lo volevo dire. C'è il circuito provinciale anche. Abbiamo fatto, inserito nel contesto della gara nazionale, il circuito provinciale. Ovviamente le distanze faranno tutti i giri. Non farete una deviazione circuito. No. Faranno meno giri. Ok. E verranno giri, un giro, dipende, ecco, dipende poi da tante cose. Comunque queste sono le informazioni importanti, esatto. Perché poi ti chiederanno qui, perché poi l'atleta non legge, perché mette il numero e deve andare. Avranno due pettorali differenti. Ecco, perfetto. Avranno, diciamo, è stata fatta proprio apposito, due pettorali differenti per differenziare chi fa tre. Esatto. Però ci tengo a dire che chi viene a provare il circuito di Melilli deve fare la gara regionale. Chi la vuole fare del provinciale la può fare. Gli diamo la possibilità. Ah, quindi di fare. Sì. Ok, ferma la in poche parole, è così. Come abbiamo detto stamattina, tu ti arrivi alla traccia della conclusione della provinciale o ti fermi o puoi andare avanti. Sì. Esatto. Ecco, perfetto. Allora, chi del provinciale farà la gara regionale sarà accederà alle due classifiche. Scusami. E farà mamble medaglia medaglia, perché in quel caso va ad accedere quello, perché va accedere alla Finisterre, paradossalmente potrebbe anche arrivare primo provinciale e primo regionale. Pazzesco, e quindi, no? Logistica, qui c'è tutta l'area ristoro, no? Assessore, ben arrivato. Buongiorno. Ci siamo visti stamattina, qui c'è tutta la parte del ristoro. Sì, qua noi faremo il ristoro doppio cancello, provinciale e regionale. Esatto. Dopodiché gli atleti si fermeranno qui e se vogliono possono consumare una bella granita offerta dal nostro bar qui in piazza e possono dissetarsi. Perfetto. Dopodiché, assessore, buongiorno. Piacere di conoscerti, noi ci siamo visti prima, e l'assessore mi fa: Monti, ma tu così, cioè proprio così, cioè mi fermi, dice assessore, già sai tutto cosa. Sì, ci portiamo. Senti assessore, la domanda non è tanto su quello che è l'aspetto culturale sportivo, ma ho 28 d'aprile e domenica. È una settimana prima di San Sebastiano. Io devo parlare col parroco, perché noi dobbiamo sapere se c'è liturgia quella domenica mattina. E ci sarà sicuramente liturgia, dovremmo cercare di fare in modo che allora nel momento in cui c'è la liturgia io mi stare muto. Ed è siamo nel momento topic della manifestazione. È un problema per te stare in silenzio. Hai passato col piattino stesso. Cercherà di gridare piano, cioè, è una delicatezza importante. Io voglio la benedizione del parroco alla manifestazione. Questo... il parroco sicuramente non si assessore, voi state impegnando molte risorse con lo sport in generale, sono molto informato da questo punto di vista. Carta è un agonista. Sì. È sempre col numero appizzato, pronto a partire, pronto a lasciare qualcuno dietro. Questo è il suo modo di essere. Però Melilli in questa situazione culturale e sportiva sta investendo molto, perché le posso garantire arrivano almeno 500 atleti e quindi è un tracciato culturale, diciamo, importante. Lo sport è sia un modo per fare vivere bene la nostra città, far capire ai nostri concittadini la mentalità sportiva, quindi il vivere sano, il vivere bene, lo stare in comunità in maniera positiva.
E poi naturalmente stiamo organizzando tanti eventi di livello regionale, proprio perché facciamo dello sport anche un viaggio, un volano assolutamente per portare meglio tanta gente, per far conoscere la nostra città, e devo dire che sta funzionando. Però se so, voi avete improntato molto sulla cultura. Melilla è molto sentita con gli sprazzi culturali. Pochissimo tempo fa era un comune conosciuto solo per la sua zona industriale. Esatto. Adesso noi abbiamo voluto diversificare in maniera netta la nostra fonte di economia e il nostro essere. La cultura per noi è tutto, con la cultura costruiamo il nostro futuro, quindi valorizzando il nostro territorio, valorizzando le nostre tradizioni, valorizzando la melillesità a 360 gradi. Con questo vogliamo cercare di fare diventare, proiettare Melilla nel futuro in una maniera ampia, aperta, che possa aprirsi a tutte le possibilità che il mondo la stuzzico. Noi portiamo atleti che corrono, quindi corsa a piedi, nella settimana che lancia poi la parte liturgica passionale di San Sebastiano, i nudi, è quasi una staffetta per noi, lo sa? Sì, sì, è una staffetta bella, perché comunque parliamo di energie belle, di energie di persone che si mettono si spendono sia per quanto riguarda la parte sportiva, quindi per gente che partecipa alla competizione, sia per quanto riguarda la parte prettamente religiosa, di gente che decide di partecipare con tutto se stesso alla vita di un santo, a quella che è stata la tradizione, alla fede che c'è in tutto questo, e mettersi a correre verso Melilla a piedi scalzi. È proprio un passaggio che per assurdo, ma diventa non equivoco. Per noi è un passaggio fondamentale sia dal punto di vista religioso, perché tutto il paese si muove dietro quella che è la festa di San Sebastiano, quindi dietro le tradizioni, dietro tutto quello che c'è da fare per far vivere la nostra città bene la festa, sia per quanto riguarda l'aspetto turistico, quindi, perché la chiesa è accompagnata dal comune con eventi e con tutto quanto serve per fare vivere bene. Quindi Melilla si dà abituata a camminare a pere, perché quel giorno, quella domenica mattina, noi occuperemo una parte ben chiara. Non della... è abituata a camminare. No, vabbè, ma se San Bastiano si cammina a pere, insomma, tre ore proveremo a farle camminare a pere. Faranno uno sforzo importante. Purtroppo questa è una cosa che stiamo cercando di portare. Vedete, qua abbiamo creato un'area pedonale, sì, bellissima. Finalmente, qui si parcheggiava con le macchine. Inizialmente non era ben accorto. Certo. Ora viene rispettata. Adesso è vissuta in modo diverso. Speriamo che ci sia tanto pubblico, anche perché penso che la gente esca di casa curiosa nel vedere comunque la manifestazione. È sempre comunque una gioia vedere gente che viene da fuori. Dico, ma questi che ci fanno qua? Dico, organizzare questi eventi, poi Melilla organizza tanti eventi. Assolutamente. No, è un anno, è una continuità. Questa è una cosa che posso farvi complimenti, perché c'è una continuità. Riusciamo a dare continuità, ecco, in tutti i mesi dell'anno. Esatto. Abbiamo stabilito di avere degli eventi sempre. Assessore, ora la stuzzico, non so se la mette in difficoltà, ma cosa dobbiamo mangiare di buono a Melilla? Qual è la cosa che firma? La firma di Melilla è cultura melillese. Ah, visto, in tutti i nostri panifici potete assaggiare. Quindi ora posso trovarlo. Però ci sono delle ottime paste di mandorla, ci sono degli ottimi gelati. Siamo dei buoni degustatori di prodotti alcolici, quindi abbiamo dei buoni vini. Così si fa. No, io non la posso tagliare, questa è bellissima, te l'ho detto. La bottiglia di spumante all'arrivo ci vuole. L'atleta che beve. Io non l'assicuro. Perché le bevande di rinfresco ci sono. Il rinfresco c'è, il vino non lo so. Fantastico. Non lo possiamo dire. Allora, ragazzi, grazie, assessore. Io mi auguro di avervi con noi. Esatto. E sicuramente anche il sindaco, perché lui fa piacere tanto, lui l'agonismo è la sua vita. No, allora mi faccia la raccomandazione col parroco della chiesa, perché Amassia raccomandate. Padre cosa. Giuseppe benedica questa gara, perché perfetto, è per il bene di benissimo. Raga, allora, per aggiungere invece rimanga con noi, assessore, per aggiungere dei dati informativi, la gara è alle 9:30, la partenza, unica. Partenza unica, unica batteria, saranno fatte due griglie sostanzialmente. Griglia provinciale? No, ok. Diciamo più che altro sono i tempi di accredito sulla classica, perfetto, 10, per evitare che magari gente un po' più lenta si metta davanti e crea il tappo. Quindi saranno fatte due griglie, atleti più veloci. Quindi faremo un red carpet per i migliori, li presentiamo, sì, individualmente. Coloro che no? Hanno okay. Dei personal best e vanno ai se c'è qualche personaggio di rilievo. Allora, noi avremo ovviamente un personaggio storico dell'atletica siciliana, Cicci Ingargiola. Sarà il nostro ospite, noi infatti lo ringrazieremo.
lo intervisteremo, perché comunque lui ha fatto la storia dell'atletica Sicilia e non solo, quindi è bene anche tenerlo presente. Ci sono tanti campioni della nostra Sicilia che vanno valorizzati. Esatto. E noi uno di questi lo portiamo a Melilli. Tra l'altro lui ha già corso qui da campione, sì. Esatto, quindi per lui è un ritorno e lo aspettiamo. Benissimo, allora 28 aprile vi aspettiamo tutti per divertirci, passare una giornata di festa, di sport assieme con tutte le altre società, il comune, vi aspettiamo. Gran Prix provinciale e questo progetto nuovo che è il Sicily Bronze Race, vi aspettiamo, non mancate. Assessore, la terrazza degli Iblei vi aspetta, è un posto bellissimo dove venire oltre a fare la gara a passare una bella giornata, vi aspettiamo con tutto. Noi lanceremo la staffetta a San Sebastiano, metteremo, gli metteremo il numero e lo faremo correre. Vi aspettiamo per questa bellissima staffetta. Ciao ragazzi, grazie, ciao.